Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Mi sono stufata della tecnologia perché si scassa continuamente. Allora, la tecnologia è una grande cosa, perché effettivamente permette di fare, non dico miracoli, però ha cambiato, sta cambiando la nostra vita per la velocità, le funzioni che ha, tutto quanto. Ma si rompe continuamente. Io non lo so se lo fanno apposta, perché un mio amico architetto una volta mi ha detto che c'è una cosa che si chiama obsolescenza programmata, e cioè che le aziende che producono la tecnologia, i computer, i registratori digitali, i videoregistratori, insomma la tecnologia digitale, fanno in modo che questa possa rompersi poco dopo che è passata la garanzia. E in effetti a me, e non solo a me, è successa questa cosa più di una volta. Allora viene da pensare che le aziende siano in malafede, che per vendere la tecnologia fanno sì che si rompa. Non è possibile che un telefonino ti si scassi dopo un anno che l'hai comperato. Io avevo un registratorino digitale pagato 85 euro, non dico la marca. Comunque, questo registratorino digitale ha la possibilità di registrare su diverse tracce, la A, la B, la C e la D. Succede che quando nella traccia D io voglio cancellare qualche file, non mi cancella il file che voglio cancellare, mi cancella quello subito precedente. E quindi io mi sono sputtanata delle cose che per fortuna avevo salvato nel computer, passandole nel computer, ma non esiste una cosa del genere. Allora io sono tornata al nastro magnetico e ho deciso che le cose che mi interessa registrare a voce le registro sul nastro magnetico delle vecchie mangiacassette, quelle che si sono sempre usate e che spero si useranno sempre, anzi adesso mi farò una scorta di nastri magnetici da mettere qui dentro. E poi passerò l'audio direttamente nel computer, non mi importa se la qualità della registrazione avrà il brusio di sottofondo o che ne so io, però almeno non mi sputtanerò le cose. Arrivederci da Maddalena. E che cazzo.